La situazione in Medio Oriente è molto complicata. Innanzitutto cerchiamo di capire perché è così. Tutti gli stati nazionali, per come li conosciamo, da un certo momento, quando erano ancora soltanto degli stati feudali, hanno subito un lento processo di quella che potremmo chiamare la nazionalizzazione. C'è chi individua l'inizio di questo processo, per esempio, nella diffusione della stampa e quindi nell'unificazione e nella standardizzazione della lingua. Questo processo di nazionalizzazione continuerà per tutto l'Ottocento. Per esempio, vi faccio l'esempio dell'Italia, il tipico detto «fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani». Oggi gli stati europei sono essenzialmente etnicamente omogenei e linguisticamente omogenei. Questo non fu il caso dell'Impero Ottomano. L'Impero Ottomano, questo enorme stato, che in realtà era un agglomerato di tantissime lingue e popolazioni sotto un'unica guida politica. L'Impero Ottomano essenzialmente non ha questo processo di nazionalizzazione, di creazione della identità nazionale. Le varie etnie che vivono nel suo immenso territorio rimangono nei secoli sempre quelle stesse. La lingua certo dell'amministrazione è l'arabo, ma per esempio nell'Impero Ottomano la stampa si diffonderà soltanto verso la fine del Settecento e inizio Ottocento. L'Impero Ottomano era un po' il grande malato del mondo, e proprio dal disfacimento dell'Impero Ottomano che inizia per esempio la Prima Guerra Mondiale. Dopo la Prima Guerra Mondiale, le potenze europee vincitrici devono decidere un po' che cosa fare con questo stato che si è ormai disgregato. La Grecia addirittura invase la Turchia per reclamare i territori lungo la costa ionica che erano principalmente abitati da greci. I turchi vinsero questa guerra e la neonata Repubblica Turca, con il Trattato di Losanna del 1923, stabilì i propri confini e tutti quei territori che appartenevano una volta all'Impero Ottomano vengono divisi, spesso tracciando una linea dritta sulla mappa, tra le varie potenze. Si crea il protettorato della Siria, dell'Iraq, del Libano e così via. In questi protettorati, controllati essenzialmente dalle potenze europee, ovviamente non avviene ancora il processo di nazionalizzazione. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi, abbiamo tantissimi nuovi stati indipendenti, ma che spesso sono divisi lungo confini artificiali, con varie etnie che non sono riconosciute o vengono divise da due confini. E questo è il caso dei curdi. I curdi sono una nazione che vive oggi divisa tra tre diversi stati, la Turchia, la Siria e l'Iraq. Esisteva un progetto per la creazione di uno stato curdo dopo la Prima Guerra Mondiale, ma essenzialmente tutto questo cessa con il Trattato di Losanna. I curdi però non si sono mai arresi nella loro rivendicazione per un'indipendenza o comunque per un'autonomia. In particolare il Partito dei Lavoratori Curdi, PKK, continua per tantissimi anni una lotta armata, in particolare contro la Turchia, per ottenere l'indipendenza. Il PKK fa tantissimi attentati in Turchia e i turchi non li vedono affatto di buon occhio. Ci furono letteralmente nel corso degli anni centinaia di attentati, decine di migliaia di morti in questo lunghissimo conflitto etnico. La storia dei curdi è simile a tantissime storie che si sentono sia nel Medio Oriente di tribù e popolazioni divise dai confini, ma anche per esempio in Africa. L'Africa postcoloniale anch'essa è divisa tra tantissime etnie, sia messe insieme in una nazione senza un'identità nazionale, perché prive di quel processo durato di tantissimi secoli come è successo in Europa. Ora la Turchia inizia a far parte, abbastanza presto, nel secondo dopoguerra, della NATO. Alla NATO e agli Stati Uniti soprattutto interessa avere un avamposto molto vicino all'Unione Sovietica, e all'epoca la Turchia confina con l'Unione Sovietica a un lunghissimo confine nelle montagne. Oggi è principalmente Armenia, Azerbaigian e questi territori. Ma comunque la Turchia, anche se forse non storicamente molto legata agli Stati Uniti e a un Occidente come l'Inghilterra, furono nemici nella Prima Guerra Mondiale, comunque decide che il suo migliore interesse è entrare nell'orbita antisovietica e avvicinarsi agli Stati Uniti. Tuttora oggi sono il secondo esercito della NATO e quindi un alleato molto importante per gli Stati Uniti in una zona che è assolutamente strategica. Pochi anni fa entra in scena lo Stato Islamico, l'ISIS, il Daesh, chiamatelo come volete. Lo Stato Islamico occupa tantissimi territori in Iraq e in Siria e i curdi si armano per combatterlo.
In moltissimi punti respingono l'avanzata dell'ISIS e, contrattaccando, occupano tantissimi territori della Siria e dell'Iraq, molti dei quali non sono neanche etnicamente curdi. E tuttora oggi li controllano. I curdi, tra l'altro, in Siria sono in una fase di trattativa con il governo siriano di Assad per essenzialmente creare una Siria federale, per avere una ampia autonomia. Ora, in questa lotta contro l'ISIS, gli Stati Uniti armarono i curdi, armarono il PKK, che il cui braccio armato addirittura cambiò nome su suggerimento degli americani, chiamandosi Forze Democratiche Siriane, un bellissimo nome molto americano, ma di fatto sono gli stessi militanti curdi di estrema sinistra che per anni hanno dato filo da torcere alla Turchia. La Turchia non se lo dimentica. La Turchia ovviamente non è stata felice del fatto che gli americani, i loro alleati, hanno armato i loro nemici e un gruppo che viene considerato da loro, ma da tantissime altre nazioni, compresi gli Stati Uniti, dei terroristi. Per gli Stati Uniti e per la maggior parte della NATO e dell'Europa, il PKK sono dei terroristi, è un gruppo terroristico. Forse a buona ragione da una parte, perché si sono macchiati di tantissimi attentati contro civili turchi. D'altra parte la Turchia ha spesso attuato una durissima repressione, quindi non corre buon sangue da tantissimi anni tra i curdi e i turchi. Ora, il PKK controlla più del 60% del confine tra la Siria e la Turchia. Capite come la Turchia non vede di buon occhio un'organizzazione armata dagli Stati Uniti che controlla buona parte del confine di quelle zone di territorio. Già da un sacco di tempo avevano annunciato che avrebbero eseguito delle azioni di messa in sicurezza. Volevano creare una zona cuscinetto, così l'hanno chiamata, a 30 km dal confine turco all'interno della Siria, proprio in quei territori occupati dai curdi. Di questa cosa, di questo intento, di questa operazione si sapeva da tantissimo tempo. Il governo siriano non era molto contento della cosa, ma essenzialmente ha consentito ai turchi e alla NATO di operare entro i 30 km dal confine. E quello che stiamo vedendo questi giorni è essenzialmente la realizzazione di questa operazione. I turchi vogliono riprendere il controllo del confine e creare questa zona cuscinetto appunto per arginare quello che temono un giorno diventare un fortissimo nemico. E i curdi si sono parecchio rafforzati, sia politicamente perché controllano un'ampia fetta di territorio, sia militarmente, essendo stati armati abbondantemente con l'idea di combattere l'ISIS. E inoltre si sentono traditi dagli americani che appunto hanno armato i curdi, i loro nemici giurati per tantissimo tempo, ma quando è apparso un nuovo nemico, ovvero l'ISIS, li hanno armati, quasi dimenticando che li considerano un gruppo terroristico. Mentre sto registrando questo video, questa limitata invasione, perché il piano è fermarsi comunque entro 30 km, come vi ho già detto, è ancora in corso, quindi tocca vedere gli sviluppi. Da una parte capisco bene il desiderio curdo per l'indipendenza, essenzialmente una nazione che non è riconosciuta, che è divisa, che è stata maltrattata veramente da tre diversi stati e da tantissime potenze che sono un po' passate negli anni e nei secoli in quella zona. Dall'altra parte capisco pure i turchi, che hanno subito tantissimi anni di guerriglia e attentati e che vogliono mettere in sicurezza quella zona e arginare potenzialmente una futura avanzata, una futura rivoluzione, una futura insurrezione. Non voglio dare ragione o torto a nessuno, non è questo il punto del video, era soltanto per spiegarvi brevemente che cavolo ci fa la Turchia in Siria e perché quella zona è così difficile ma anche importante strategicamente. Ovviamente ci sono tantissimi interessi economici, pozzi di petrolio, sorgenti di gas naturale, quella zona è assai ricca in materie prime che sono fondamentali per la nostra economia. Come si risolverà questa storia? Beh, non so proprio dirvelo. Io ho un po' il dono della sintesi nello spiegare queste situazioni, ma ovviamente ci sarebbe tantissimo da dire, si potrebbe fare documentari di ore che spiegano le cause, le nature e lo svolgimento di questo conflitto che ancora oggi continua e non se ne vede la fine. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi e io come sempre sono Vlad, sparo e so cose.